Buongiorno ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo video a lezione con Lea. Oggi parleremo di pirouette. Sono qui insieme a Chiara e sarà lei che vi mostrerà tutti gli esercizi. Prima di iniziare col video però vi ricordo di lasciare un like se questi video vi piacciono e soprattutto di iscrivervi al canale perché siamo sulla rotta dei 100.000 e quindi grazie al vostro supporto sono sicura che li raggiungeremo prestissimo. E Chiara, come si fa a iscriversi al canale? Cliccando il tasto qui sotto. Perfetto! Una cosa molto importante prima di iniziare a fare degli esercizi relativi alle pirouette è ricordarsi che noi abbiamo un quadrato tra le nostre spalle e i nostri fianchi. Quindi lascia le mani libere, esatto. Devi ricordarti che le tue spalle e i tuoi fianchi sono allineati, ok? E questo quadrato va mantenuto per tutta la durata della nostra pirouette, dalla preparazione fino alla conclusione. Quindi se succede questo, le spalle si spostano, i fianchi si muovono, ok? Non riusciremo a essere perfettamente in asse e a riuscire ad eseguire bene la pirouette. Ti faccio mettere due mani alla sbarra proprio per capire il nostro asse. Apriamo in prima posizione i piedi e fai un semplice coup de pied derrière. Esatto, ora cerca di pensare al quadrato, esatto, e di trovare il tuo asse, quindi ogni tanto stacchi le mani dalla sbarra e cerchi di capire se sei nel giusto asse. Esatto, gli unici aggiustamenti che andiamo a fare sono a livello della nostra caviglia. Stai attenta a non pronare, esatto, troppo il piede. Addominali, glutei, vai e cerca, esatto, il tuo asse. Molto bene. Questo lo potete ripetere fino a quando sentite di essere esattamente dritte, ok? Appunto esattamente in asse. Lo step successivo è salire in relevé, esatto, e cercare un equilibrio, sempre aggiustando la nostra caviglia al massimo e tenendo tutto il resto del corpo fermo. Quindi cerchi di andare a staccare le tue braccia, esatto, e con calma trovi l'equilibrio. L'obiettivo è stare su il più a lungo possibile. Esatto. Ecco, cerca di non, quando stai per cadere, fai questa cosa. Non riappoggi le braccia, le mani sulla sbarra, ma cerchi con tutte le tue forze, vedi, di aggiustare il piede sotto. Io sto esagerando per farti capire. Quindi l'obiettivo è non riappoggiare le mani alla sbarra una volta tolte, ma aggiustare con la caviglia. Sì, esatto Chiara, molto bene, sì, esatto, questo è l'obiettivo e ovviamente tenere più a lungo è meglio, chiaramente, perfetto. Sempre in questa posizione torniamo nel nostro coup de pied derrière, perfetto, e adesso andiamo a fare un demi-plié, stendiamo la nostra gamba, saliamo in relevé, scendiamo tesi, demi-plié, e stendo relevé e scendo plié e stendo relevé e scendo e ancora a volta e su e scendo, arriviamo fino a 8 ripetizioni, vai plié e stendo, siamo a 5 e scendo demi plié e stendo, siamo a 6 e scendo demi plié, stendo, 7, scendo, demi plié, stendo, 8, scendo, molto bene. Qui facciamo 8 ripetizioni, poi cambiamo gamba, ne facciamo 8 anche con l'altra e andiamo a fare 3 set diversi perché dobbiamo davvero potenziare tutta la nostra gamba e anche ovviamente la caviglia e il piede. Ora continuiamo con l'esercizio dello spot. Ti metti semplicemente in sesta posizione, spalle giù, testa alta, addominali e glutei. Devi fissare un punto davanti a te e ora cerchi di muovere il tuo corpo, quindi inizi a girare, ma la testa rimane ferma, ok? È l'ultima cosa che va, che parte, ma è la prima cosa che arriva del tuo corpo. Quindi io sono qui, inizio a girare, la testa è ferma e la testa è la prima che arriva. Questo ci serve per lo spot. Prego. Da lì, pronta, esatto, e la prima cosa che arriva è la testa, esatto, non dimenticarti però del corpo, ok? Il corpo gira sempre nello stesso
ritmo, ok? Pronti? Testa. Molto meglio. E testa. Molto meglio, vai. Testa. Ok, ancora. Ok, ancora una volta. Va, molto meglio, bravissima Chiara. Ok, abbiamo fatto 5 ripetizioni, poi ci riposiamo un attimo, cerchiamo di far sì che la stanza ritorni al suo posto. Ora ho preso in prestito questo esercizio da Daniel Sinkin perché l'ho trovato molto interessante, l'abbiamo provato a lezione, vero Chiara? È stato utile da utilizzare per aiutarci a migliorare il giro. Sono semplicemente degli chaîné classici, ma invece che andare avanti andiamo indietro. Quindi Chiara, tu ti preparerai, dovrai andare in quella direzione, ti preparerai con la gamba destra, lo spot lo terrai avanti, ma tu viaggerai andando indietro. Ok? Perfetto. Prova tu. Esatto. Spot bene avanti. Ok, aiutati con le braccia, vai. Esatto, esatto. Molto bene, Chiara. Molto bene. Ok, va bene, va bene. Verso sul finale ci siamo persi, ma non è un problema. L'obiettivo è proprio di cercare di mettere il corpo in una sorta di difficoltà. Non so se hai notato, andando indietro con lo spot avanti, stiamo comunicando due cose diverse, ma il corpo deve riuscire a girare comunque, essere compatto lo stesso. Questi tipi di sensazioni, secondo te, quando è che potremmo averle? Di disorientamento. Come facciamo tanti giri? Esatto, per esempio fouetté, siamo al, non so, 20° fouetté, siamo un attimo sovraccaricati, ecco, questo ci aiuterà ad essere sempre sul pezzo. Ora passiamo al prossimo esercizio, ti chiedo di metterti in quinta posizione con la destra dietro, esatto, fai un bel tendu derrière, molto bene, adesso scendi in quarta teso, 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 perfetto, fai un breve demi-plié, breve ma efficace, e poi cerchi di stare il più possibile in equilibrio in passé. Quello che andrà ad aiutarti, facciamo un breve plié perché l'obiettivo della pirouette è stare su e non giù, ok? Quindi se io mi metto nel plié e sto 4 ore nel plié, farò tantissima fatica a riuscire a partire per il mio giro. Quindi voglio che il plié sia breve ma efficace. E dopodiché quello che andrà ad aiutarti sarà ovviamente trovare l'equilibrio sulla tua gamba di terra, quello che abbiamo lavorato alla sbarra, e anche ovviamente le tue braccia, ok? Quindi da lì un piccolo demi-plié, sa, sì Chiara, ok, di nuovo, e qui potete fare fino a 5 ripetizioni, e su, sì, molto bene, vai, ti guardo da dietro, ok, e up, sì, perfetto, cerca di stare ancora di più sulla tua gamba di terra, ok, tendu-plié, quindi verso sinistra, e su, eccolo lì, esatto, molto bene, vedi, con un piccolo suggerimento sei riuscita a stare molto più in equilibrio, ottimo. Ora andiamo a lavorare le braccia, perché ovviamente sono fondamentali nella nostra pirouette. Quello che ci può aiutare, poi utilizzeremo il nostro ring, prima utilizziamo questa benda, la appoggiamo come se fosse uno scialle, esatto, tu devi cercare di tenere sulla benda, esatto, di tenerla alta, esattamente. Ok, perfetto, ora prendi questo con la tua mano, esatto, lo devi infilare la benda tra il dito medio e l'indice, esatto, anche di qui, perfetto. Ora fai la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi una semplice pirouette, esatto, ma devi cercare di tenere questa sensazione, cioè di avere come uno scialle appoggiato, ok? Questo ti aiuterà a sostenere le braccia, per cui fai un bel tendu. Prima proviamo il relevé, demi, da lì, demi plié e su, esatto, cerca sempre di stare sulla tua gamba di terra, quindi, tendu, vai, stai sulla gamba di terra, eccolo, meglio, esatto, ok? Ora, so che tu sei abituata a fare questa preparazione, io quello che vorrei è che tu aprissi le braccia alla seconda quando fai il tendu, vai, tendu, derrière, perfetto, ora, chiudi quando vai in quarta, esatto, e quando parti c'è solamente un piccolo squeeze, ok, da qui squeeze e sali, quindi è proprio poco, si allunga mentre fai il plié, vai, plié e vai su, ok, perfetto, vai, e squeeze e up, sì, di nuovo, ok, da lì, squeeze su. Sì, grazie, questo era molto meglio, esatto, ok? Ora, l'altra cosa
cosa a cui possiamo pensare, al di là della benda che ci aiuta a tenere questo, quindi ci evita che noi andiamo a fare questo nei giri, è di unire le nostre dita, il dito medio in particolare, ok? Quindi vai sempre a fare il tuo tando alla seconda, con le braccia alla seconda, fai quarta, piccolo squeeze e giri, cercando di unire le tue dita, ok? Cerca di non tenerlo così grande, eccolo là, così è più efficace lo squeeze, vai. Squeeze up. Ok, di nuovo. Brava, che hai tenuto le dita. Ok, vai sulla tua gamba di terra e chiudi il braccio sinistro. Sì, devi cercare da qua, quando sei qui, che fai il tuo plié, di andare a chiudere questo braccio. È fondamentale, ok? Leggermente più avanti le braccia, un pochino là. Tandu, quarta tesa, demi plié, squeeze up. Ecco, ancora una volta. Ok, tandu, demi plié, squeeze up. Sì, Chiara, questo molto meglio, molto molto meglio, ottimo. Adesso proviamo a fare la stessa cosa con il ring. Quindi è come se tu avessi le mani in prima, ma stringi il ring tra le tue braccia. Questo perché? Perché va a attivare tutta la schiena e questa postura ovviamente attiva anche gli addominali e ci fa stare in alto, ok? Quindi tandu, scendi e sarà difficile all'inizio. Ecco, sì, è un po' destabilizzante, ok? Però tu cerca semplicemente di premere e testa, questo ti aiuterà ad utilizzare ancora meglio la testa. Eccolo, sì, meglio, meglio, meglio. Ok, e vado, tandu, là, come se fossi in prima posizione. Ecco, non lasciare indietro le braccia, ok? Devi pensare che questo sia quello che comanda, 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 comanda. Esatto, vai. E tandu, e quarta, e vai, comanda, yes, un po' meglio, cerca di stare su, come mi hai fatto perfettamente l'equilibrio alla sbarra, non scendevi più, ok? La stessa cosa voglio vedere qui, ok? E vai, più, allora, cerca, so che è difficile con questo, devi cercare di andare molto di più con il braccio sinistro e soprattutto di utilizzare lo spot, ok? E quarta, e vai. Ok, va bene, va bene, va bene. Questo è un bel esercizio che ci aiuta. Ora andiamo a fare un battement tendu derrière, demi plié con il nostro squeeze, e vai solo un quarto e scendi, ok? Sì, va bene. Ok, ok, hai dato tanta spinta, meno spinta. Qui, tendu. E sì, e chiudo. Adesso di nuovo, devi andare dietro, così facciamo tutto il giro. E up, sì, ok. Ancora prima vai a chiudermi il braccio sinistro. Tandu, demi, chiudi questo. Aha, sì, Chiara. Tandu, chiudi pure dietro, ok, così non devi scambiare i piedi, vai. E vai. Sì, ok. Adesso proviamo la stessa cosa, ma con mezzo giro. Quindi devi arrivare da me, vai. Tandu, là, da me, up. Ok, dimentichi sempre il braccio sinistro, portati il braccio sinistro e sali sulla gamba di terra, vai. Tandu, là, vieni, sali. Eccolo, meglio. Adesso di nuovo, sempre il tuo braccio, vai. E là, eccolo, meglio, perfetto. Ora facciamo una pirouette completa, pensando a tutto quello che abbiamo lavorato fino ad ora. Sì, e up. Attenzione allo spot e attenzione al braccio. Vai. Cerca di stare più su, su, pensa su. Punto. Due. E su, eccolo, perfetto, esatto. E adesso proviamo la doppia, ok? Il segreto qui, un consiglio che ti do, è quando ti metti in quarta, quasi nella partenza, di pensare di saltare, ok? Quindi quella forza che tu prendi dal pavimento per saltare, la usi per girare. Questo serve per fare più pirouette, un numero più alto, non con una singola. Da qua vado, è come se dovessi saltare e parto, ok?
Pensa di saltare come se saltassi. E. Ok, quasi, quasi. Tienimi il passetto, tienilo lì fermo, ok? Bene. Salto. Ok, è solo il passé che me lo cambi. Da qui devi attaccarlo e lì è, lì rimane il passé. Ok? Vai. Esatto, ok. Una cosa molto importante è il tuo passé, perché è il passé che inizia il movimento, ok? Soprattutto quando andiamo a fare i giri in andeor, prima abbiamo la posizione, poi abbiamo la rotazione. Quindi da qua tu devi pensare subito in posizione e la mia coscia che va, che guida il movimento, ok? Quindi è posizione e poi vado a ruotare con la coscia. Se questi esercizi vi sono piaciuti, mi raccomando, date un'occhiata a tutti i corsi presenti nella scuola di danza online. Il link lo trovate nel primo commento e in descrizione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi. Ottimo!